Allora, una famiglia mostruosa, da una parte ci sono i mostri veri e propri, dall'altra ci sono insomma dei cafoni se vogliamo, però la verità è che le apparenze ingannano, è la chiave del film, siete d'accordo su questo? Ma ha Sì. detto cafona. No, ma no, ma In non è senso solo una. buono, sempre buono. No, le apparenze ingannano, nel senso che noi riusciamo, poi alla fine, la cosa carina di questo film è che incredibilmente, secondo me esce fuori un'antichia d'umanità perfino in quelli che sono i più mostri, secondo me, che è la nostra famiglia rispetto alla famiglia che è molto più, che ha delle mostruosità molto più, diciamo, accettabili, non solo anche più affascinanti, forse, capito? Rispetto alle nostre mostruosità, però forse alla fine un filetto d'umanità riusciamo a tirarla fuori perfino noi, quindi sì. Assolutamente, anche Luna è tutta apparenza perché poi in realtà dietro ha i cornicioni, eccoli, Stella e Nando, quindi sì, assolutamente inganna molto l'apparenza. Il fatto di rinnegarci non è carinissimo, eh? Lo so, Certo, visto che cioè, sei. ma aveva i suoi buoni Cioè, motivi, però. rinnegare i genitori Ma è, cioè, assolutamente, voglio dire, assolutamente. non Per può tornare padre questo alla è madre, mostruosa capisci? anche lei a modo suo, Certo. quindi Questa sì, è questa è una grande terribile, mostruosità. Stella Assolutamente. che ostenta l'hammer giallo, il massimo dell'apparenza. Sì, ma poi ostenta anche una grande saggezza. Non so se ci avete fatto caso, non so se qualcuno ha preso appunti sulle dritte che ho dato, mi fate piacere. Perché, beh, lei sì, cioè lei è molto fiera di questo acchiappo, nel senso che comunque pensa di aver fatto, di aver avuto la fortuna di incontrare un uomo così con cui costruire questa piccola associazione a delinquere, di appunto costruzione cioè loro si fondano su quello, cioè su questa complicità nel fare cose. Poi appena raggiunge il milione, no? Insomma, si sta Esatto. più tranquilli. Sì, cioè sente che quello che voleva fare nella vita, cioè lo ha raggiunto. Si parla di mostri, ma vi chiedo, di quali mostri avevate voi paura quando eravate piccoli? Qui c'è Dracula, c'è un licantropo. Guarda, io ti dico una cosa che un po' mi ha deluso, io sono rimasto malissimo, perché io da bambino ero terrorizzato da Belfagor, che era una serie televisiva che io vedevo tipo a 6 anni, credo, c'avevo avuto 5 anni, 6 anni, però me la ricordo come la cosa più mostruosa del mondo, avevo una paura terribile, era una paura però che mi attirava anche, no? Per cui volevo vederlo, i miei me lo vietavano, io invece, te prego, lo volevo vedere e poi però avevo paura, quindi che è una bella sensazione fondamentalmente. E l'ho rivisto tipo 2 anni fa, ragazzi, una delusione. Ma non fa mai paura, proprio mai. Cioè, io sono rimasto malissimo, capito? Sono rimasto male per non aver avuto paura più di una cosa che mi terrorizzò da bambino, per esempio. Guarda, io ho paura proprio di tutti i mostri, quindi uno in particolare non te lo saprei dire, proprio sono terrorizzata da queste cose. Non guardo film horror perché riesco a durare, non lo so, 2 minuti probabilmente, quindi è un po' il genere horror che mi terrorizza. Anche io, Come guarda, lei. io no, invece, Tutta guarda. mamma Sì, Tutta esatto. mamma. Ultima cosa che vi chiedo, immagino che l'atmosfera sul set sia stata diversa dalle solite, perché poi comunque c'erano anche chi era mascherato da Dracula, chi da licantropo, quindi insomma, se, non so se vi siete fatti anche degli scherzi in momenti così di stop oppure Ma no. guarda, io quando mi ha proprio, visto che hai citato, dai, 3.000 ce ne sono stati, 3.000, però visto che hai citato proprio, sei andato sullo specifico, hai citato i trucchi, quando mi hanno messo la peluria qui, che non è la mia, insomma, si evince, credo, perché, cioè, però io ce l'ho, ce ne ho tanti, però non così tanti, capito? Ovviamente io non sapendo alle persone che sapevo che non sapevano che avrei girato quella scena, sono andato in giro facendo finta che erano i miei peli, praticamente. Era un E, po' credibile, era un po' perché questa è una cosa grave. credibile, e le espressioni loro erano meravigliose, perché stavano così. Io, scusate, sono un po' peloso, sì, per dire. Grazie, grazie mille. Grazie, Grazie, grazie a te, ciao. grazie, grazie.